Ciao a tutti da Vittorio. C'è una cosa molto interessante di queste prime due partite di Igor Tudor come allenatore della Lazio. Due cose molto interessanti che vado a memoria, ma credo che non abbiamo mai visto negli allenatori precedenti. La Lazio ha giocato sabato, campionato contro la Juventus, e poi ha replicato martedì in Coppa Italia. Bene, se andiamo a vedere. In queste due partite Igor Tudor ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione. Tutti i giocatori, ovviamente, che potevano scendere in campo. Provedel infortunato, Lazzaro infortunato, Rovella stessa cosa, discorso simile per Pellegrini. Quindi, se togliamo tutti i giocatori indisponibili, tutti gli altri, tranne ovviamente Sepe, che era il terzo portiere, hanno giocato. E questo ha un significato, un valore importante, accentuato dalle dichiarazioni post partita di Igor Tudor, che ha detto che questi 2 mesi serviranno a tutti per dimostrare se possono giocare alla Lazio, se possono migliorare, eccetera, eccetera. E quindi Tudor è stato molto, secondo me, onesto e corretto, perché ha detto: io vi do la possibilità di mettervi in mostra, per darvi la possibilità vi devo far giocare, ovviamente, non basta l'allenamento. E quindi Tudor lo ha fatto facendo giocare tutti. Molti sono partiti titolari, no? Guendouzi non è partito sabato, è partito martedì, discorso simile per Luis Alberto, Ciro Immobile, eccetera. Altri sono entrati dalla panchina, come Isaksen o Isai. Tutti hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra. C'è chi, secondo me, l'ha colta e ha dimostrato di potersi adattare al gioco di Tudor, c'è chi invece ha evidenziato che nel gioco di Tudor c'entra poco o niente, o che purtroppo siamo nella fase finale della carriera o non ha più stimoli, eccetera, eccetera. Ecco, allora in questo video voglio dirvi, secondo me, i tre che hanno guadagnato posizioni in classifica, nella classifica immaginaria di Igor Tudor, e tre che invece hanno perso posizioni in questa classifica. Voglio leggere anche i vostri. Scrivetemi i tre giocatori che secondo voi in queste due partite hanno guadagnato posizioni e tre che invece l'hanno persa. Partiamo dai tre che l'hanno persa. Partiamo da un giocatore che con Sarri lo scorso anno era diventato titolare nella parte finale della stagione. Quest'anno in realtà stava giocando poco. Secondo me, con Igor Tudor non ha proprio, non dico una chance, ma neanche ruolo, perché non può fare il centrale difensivo. Non può fare l'esterno alto di centrocampo e sto parlando di Isai. Isai era uno dei discepoli, lo vogliamo chiamare così, di Maurizio Sarri. Sarri ce l'ha avuto all'Empoli, ce l'ha avuto al Napoli e l'ha portato anche alla Lazio. Isai, che in realtà non è che ha fatto benissimo lo scorso anno, bene, tant'è che a un certo punto era diventato titolare al posto di Lazzari, ma Isai, che in questa struttura ibrida di Igor Tudor, fa fatica a giocare. Contro il Torino è entrato in campo e ha giocato terzo di difesa, terzino sinistro al posto di Chila. Un ruolo che secondo me fa fatica a interpretare, perché Chila è più difensore di Isai, ma allo stesso tempo ha dei piedi buoni e sa spingere. Isai è un terzino che ha gamba, non tanta qualità e soprattutto non difende bene. Anche se pochi minuti, l'abbiamo visto che Isai non sembra adatto al calcio di Sarri. Il fatto che secondo me ha giocato così poco perché è stato un giocatore meno utilizzato è un segnale chiaro che per Tudor le possibilità di utilizzare Isai sono pochissime e io credo che Isai si è ritrovato nella posizione di lottare per un posto da titolare a ritrovarsi verosimilmente. Non dico in tribuna perché adesso in panchina ne puoi mandare 11 e la rosa della Lazio è comunque limitata, ma veramente a giocare scampoli da qui alla fine della stagione. Spero per Isai di sbagliarmi, ma io credo che Isai è uno di quei calciatori che Tudor difficilmente troverà un utilizzo. Attenzione, sabato nel derby c'è un'assenza importante. Zaccagni, Isai potrebbe essere una delle soluzioni là, anche se la vedo molto molto complicata. Un altro giocatore che secondo me è scivolato nelle gerarchie di Igor Tudor è Luis Alberto. Luis Alberto, che con Sarri, e ne abbiamo discusso tante tante volte,
era titolare anche senza meritarselo, perché quest'anno Luis Alberto obiettivamente da ottobre in poi ha fatto molto molto male. Parliamo di un giocatore che purtroppo quest'anno il suo rendimento è stato mediocre. Ecco, nel gioco di Sarri, secondo me, Luis Alberto è forse insieme a Isai il giocatore che fa più fatica ad adattarsi a una posizione, perché nella posizione, nel ruolo ibrido di trequartista, Luis Alberto deve anche coprire la fascia, cosa che lui non riesce a fare. Deve essere molto più dinamico, non solo in fase difensiva, ma anche in fase offensiva, e lo abbiamo visto invece in grande difficoltà. Contro la Juve sabato in campionato è entrato gli ultimi 7 minuti solo perché Zaccagni ha avuto i crampi. In Coppa Italia è partito titolare e bisogna dire che nel primo tempo in cui la Lazio aveva il pallino del gioco, Luis Alberto ha fatto qualcosina, ma niente di che. Nel secondo tempo è letteralmente sparito. E secondo me l'atteggiamento di Luis Alberto di sparire nei momenti chiave, nei momenti difficili, è una cosa che a Tudor non piace. E adesso vediamo, perché ovviamente ci sono tante partite da qui a fine stagione, ma la mia impressione è che per Tudor Luis Alberto sia un giocatore difficilmente da collocare come trequartista, ma sia una riserva che può entrare in caso di emergenza. Per cui Luis Alberto si è ritrovato da titolare inamovibile con Maurizio Sarri a riserva con Igor Tudor. E l'altro calciatore che a mio avviso è scivolato in classifica è Ciro Immobile, il capitano titolare con Maurizio Sarri. Con Tudor è partito in panchina nella prima partita di campionato contro la Juve, ha giocato titolare in Coppa Italia e ha fatto male, non ce lo nascondiamo. Non ha mai fatto neanche un tiro in porta in Juve-Lazio. È vero, difesa difficile, eccetera, eccetera, ma Castellanos almeno ha fatto tre tiri nello specchio sabato, Ciro Immobile neanche uno. E obiettivamente, è vero, non avremo mai la controprova, ma se Castellanos avesse fatto 4-5 gol in più, io credo che anche martedì Castellanos sarebbe partito titolare e Ciro Immobile sarebbe entrato nella ripresa. Io credo che Ciro non ha più quella velocità per giocare il calcio dinamico di Tudor, non ha più quella de non determinazione, però ha perso anche un po' di convinzione nei propri mezzi, e lo vediamo sabato. Bremer gli dà una spallata e lui smette di correre. Domenica praticamente non riesce a vincere un contrasto. In velocità non riesce neanche a liberarsi dei difensori più grossi di lui. Insomma, Ciro Immobile, secondo me, è in un periodo di grande difficoltà. Ci sta, a 34 anni non puoi correre come quando ne avevi 28. E a Tudor serve un centravanti più dinamico, più in grado di tirare nello specchio da porta, cosa che purtroppo mi sembra che Ciro Immobile non stia più riuscendo a fare. Ripeto, se Tadi Castellanos avesse segnato qualche gol in più, per me Ciro Immobile era in panchina anche martedì, e in previsione derby io credo che sarà di nuovo Castellanos a partire titolare, perché Ciro ha dimostrato di non essere in condizione, di non essere in grado di dare una mano là davanti. Questi per me erano i tre giocatori che sono scivolati indietro nelle gerarchie di Tudor. Onestamente, si potevano nominare altri calciatori, ma non voglio fare un video di un'ora e mezza. Citiamo tre che sono scivolati e tre che invece sono migliorati. Partendo dai tre che sono saliti, una menzione va fatta a Mandas, perché adesso non dico che Mandas sarà il portiere titolare quando tornerà Provedel. Però anche è anche vero che Mandas aveva un compito difficile, complicato. Lui, giovanissimo, passare da un allenatore come Sarri a uno come Tudor non è facile per un portiere giovane. Non solo, ma essere impegnato in due partite complicatissime e importanti, come la partita in campionato contro la Juventus e quella in Coppa Italia, sempre contro i bianconeri, non è una cosa facile per un giocatore che all'improvviso si è ritrovato titolare. E invece bisogna dire che Mandas, e nessuno lo sottolinea, non sbaglia niente. Ed è quella la cosa importante. Perché un ragazzino ha le prime armi, la cosa che succede più spesso è che fa una papera, un errore in una partita importante come la Juventus. E invece, e ripeto, nessuno lo sottolinea, Mandas sia in campionato sia in Coppa Italia
stato perfetto. Perfetto nel senso che non ha sbagliato niente, non ha fatto errori evidenti. E già questo, secondo me, è un segnale di grande personalità e carisma. In più, bisogna dire che sia in campionato che in Coppa Italia fa un paio di buoni interventi. Adesso, niente di miracoloso, soprattutto in campionato. In Coppa Italia, secondo me, quella respinta di piede nel secondo tempo è vista da dietro un ottimo intervento perché Manda si riesce ad allungare molto quel piede e evita un gol fatto. Ecco, ripeto, Mandas non sarà titolare, o almeno non credo, dipende dalle prossime partite, con il ritorno di Provedel fra i pali, però attenzione perché Manda, secondo me, merita di avere spazio e in chiave futura. Parlando di calciomercato, se dovesse arrivare un'offerta importante per Provedel, tu hai dietro un giocatore giovane, forte, con personalità che ti può garantire di giocare titolare anche nelle partite importanti. L'unica cosa che sottolineo sono i rinvii, perché sabato con Tati Castellanos, Mandas ha sbagliato 6-7 rinvii, o meglio, sbagliato. Lui li mandava da una parte e Castellanos andava dall'altra. Quello è qualcosa che bisogna migliorare, soprattutto perché nel calcio moderno i portieri devono saper inviare bene con i piedi. Però credo che quello sia stato più un disguido fra i due giocatori che un problema di Mandas. Però attenzione perché Mandas sta facendo passi in avanti importanti. Adesso c'è il derby e vedremo come andrà il portiere greco. Il secondo, secondo me, è, come dire, lo ha detto lo stesso Tudor, per cui è evidente che ha fatto dei progressi ed è un giocatore apprezzatissimo da Tudor, è Felipe Anderson. Felipe Anderson è, per assurdo, il giocatore perfetto per il calcio di Igor Tudor. Perfetto perché? Perché Felipe Anderson può giocare ovunque, ovunque. Ha giocato terzino a destra, esterno alto a destra, poi è passato a sinistra a fare esterno alto, il terzino, il centrale. L'anno scorso ha fatto falso 9, secondo me lo puoi mettere ovunque, gli dai un paio di guanti, gioca in porta. Felipe Anderson ti può giocare ovunque. È vero, magari sotto porta non è più decisivo come una volta, però in fase difensiva non si può negare che Felipe Anderson dà un supporto importantissimo. E poi trovatemi uno che può giocare a destra, a sinistra, avanti, indietro. Ragazzi, bisognerebbe avere 4 Felipe Anderson per il gioco di Igor Tudor. Ce n'abbiamo solo uno, è evidente che Tudor è innamorato di questo giocatore. Prendete Mattia Zaccagni. Zaccagni non riesce a fare la fase difensiva come fa Felipe Anderson. È un giocatore che può giocare praticamente solo a sinistra e in alto. E Felipe Anderson può giocare ovunque. Tudor ne è ovviamente innamorato e non è un caso che è partito titolare in tutte le partite giocate finora da Igor Tudor. E vedremo se questa dichiarazione di Tudor ha convinto la Lazio a offrire un nuovo contratto a Felipe Anderson e a trattenere il brasiliano. Ma è evidente che Felipe Anderson è un giocatore chiave per il calcio di Igor Tudor. Ne servirebbero altri, possibilmente più giovani, ma vedremo cosa porterà al mercato. E poi il giocatore che secondo me è salito di più in classifica con l'arrivo di Igor Tudor è abbastanza facile. Parliamo del giapponese Daichi Kamada. Con Sarri praticamente non solo non partiva mai titolare, ma c'erano state tantissime partite in cui non ha giocato neanche un minuto. L'ultima partita con Martuscello addirittura ha giocato, è entrato nel secondo tempo per fare l'esterno d'attacco sinistro. È un ruolo che può fare, ma sicuramente non è il suo. Con Tudor, prima partita contro la Juve, Kamada titolare. Sono rimasto sorpreso io perché non mi aspettavo di vederlo titolare sabato, pensavo più martedì. Kamada è partito titolare sabato. Secondo me ha fatto un'ottima partita, soprattutto considerando che parliamo di un giocatore che negli ultimi 3 mesi praticamente non ha mai visto il campo. Ha fatto un'ottima partita e secondo me martedì non è partito titolare semplicemente per il discorso che facevo prima. Tudor ha dato la possibilità a tutti di giocare per mettersi in mossa. Se Tudor non avesse avuto questa idea, secondo me Kamada partiva titolare anche martedì. Non solo, ma riprendendo un po' il discorso di Felipe Anderson, Tudor l'ha detto, Kamada può giocare anche là davanti, trequartista, e quindi è un altro giocatore che ti può giocare in differenti posizioni. E un calcio ibrido, liquido, come volete chiamarlo voi, avere un giocatore del genere è sicuramente una cosa importante per un allenatore come Tudor. Quindi Kamada si è ritrovato da ultimo dei panchinari a centrocampo a titolare con Igor Tudor.
E questo è un balzo in avanti importante, non solo, ma per me Kamada anche martedì quando è entrato ha fatto bene, è vero, mancava pochissimo, però ha dato sicuramente più geometrie di quando la Lazio giocava senza Kamada. E quindi Kamada scala le posizioni in classifica, speriamo che un po' come nel caso di Felipe Anderson, questo convinca il giapponese a restare alla Lazio, però è indubbio che per me le gerarchie sono cambiate e Kamada adesso lo considerano titolare. È curioso notare come i due giocatori che con Sarri si contendevano il ruolo di regista, chiamiamolo così, nel 4-3 di Sarri, adesso con Tudor si trovano completamente in gerarchie diverse. No? Con Sarri Luis Alberto era titolarissimo e infatti Kamada non giocava mai. Adesso, nonostante Luis Alberto e Kamada sono visti come giocatori differenti, perché Luis Alberto finora ha sempre giocato trequartista, Kamada sempre sulla linea del centrocampo, però le gerarchie per i due sono cambiate, no? Kamada, secondo me, è titolare con Tudor, Luis Alberto è la riserva, non di Kamada, ma del trequartista. Poi, attenzione, per me nel derby Luis Alberto gioca perché la Lazio non ha più soluzioni là davanti. Zaccagni è infortunato, Pedro contro la Juve in campionato è stato probabilmente peggiore in campo, fatto che sia stato sostituito, eccetera, è un segnale per cui secondo me Luis Alberto giocherà a titolare il derby per mancanza di alternative, non per meriti suoi. Però è curioso notare come con Sarri Luis Alberto era titolarissimo, Kamada in panchina, con Tudor è cambiato, Kamada credo è il titolare e Luis Alberto è in panchina. Voi che ne dite? Chi sono i tre giocatori che sono saliti nelle gerarchie dal passaggio di Sarri e Igor Tudor e chi invece sono scesi? E poi soprattutto ditemi se questo video vi piace, potremmo farlo come una rubrica settimanale in base alle performance dei giocatori della Lazio. Per adesso è tutto e noi ci rivediamo prossimamente con un altro video. Grazie ancora, ragazzi.